Noi abitiamo proprio qua, sopra la strada, e un fumo è arrivato proprio al ciglio di strada di sotto. E un fumo tutto ci è arrivato. E voi siete scappati perché avete visto? Siamo scappati, abbiamo preso un bambino, siamo scappati. Le fiamme sono arrivate fino alle case. Siamo a San Benedetto, frazione di San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza, dove questa mattina è divampato un incendio. È la fine del mondo, è la fine del paese, del nostro paese. Di stamattina c'è il fuoco, di stamattina nessuno è venuto, di stamattina. Vergognate! Il centro storico è stato evacuato, molte le persone intossicate e poi la tragedia. Un uomo, Mario Pizzuti, di 69 anni, è morto. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sembra che Pizzuti si trovasse nel suo terreno, stava tentando di domare l'incendio, ma il fumo gli ha fatto perdere i sensi ed è rimasto vittima delle fiamme. Lo conoscevo perché veniva spesso a portare la frutta in casa da mia madre, portava prodotti caserecci, poverino. I roghi nei boschi e nei terreni attorno alle case non sono ancora spenti, la situazione è critica. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco e Canadair sono al lavoro. E a Cessaniti, nel Vibonese, un altro uomo è morto in circostanze analoghe. Antonio Purita, pensionato di 68 anni, ha perso i sensi a causa del fumo ed è precipitato in una scarpata. Due le vittime, moltissimi gli intossicati e la paura di rimanere intrappolati tra le fiamme. Questo per ora è il bilancio dell'emergenza incendi che da giorni minaccia la Calabria.